Grazie Presidente, grazie alla Commissione e al Direttore Dumitru. Le condizioni in cui si trova il settore agroalimentare sono difficili e quindi occorrono interventi di emergenza. A nome del gruppo S&D, dichiaro subito la nostra disponibilità ad accettare una procedura d'urgenza. Una sottolineatura però, come ha fatto il collega Dorfman, è necessario dare più flessibilità agli Stati membri e alle regioni, perché limitare all'1% darebbe davvero importi molto, molto bassi e ridicoli. Io penso che sarebbe necessario ampliare almeno fino al 2%, ecco, non meno del 2% dell'importo globale dei piani di sviluppo rurale. Per il resto, concordo che la misura si inserisce nel quadro di un aiuto alla liquidità delle imprese accanto al de minimis e può dare un ristoro agli agricoltori che hanno in questo momento bisogno di liquidità. Per cui avanti con la procedura d'urgenza, ma non meno del 2%. Grazie.